Lorenz, esatto. Dimitri! Ehi, Homelander! Tutto questo parlare di complotti e assassini mi riporta alla mente brutti ricordi che avrei preferito tenere sepolti. Non sono correlati, eppure... lasciamo perdere. Non volevo divagare. Adesso devo solo concentrarmi sulla difesa del monastero. You simply must meet Thomas! Ho saputo che avete combattuto al fianco di Catherine. Immagino che la sua forza abbia superato le vostre aspettative. Avete avuto modo di ammirare la sua reliquia? La lama di Tonitrus che si illumina di rosso. Quel bagliore indica senza dubbio che il segno del suo sangue è in perfetta armonia con la reliquia. Rapporto sui ladri. Oh, trovato. Ci ho messo poco. Simply must meet Thomas, Thomas. Thomas Jefferson's coming home. La sua reliquia. Panno rosso acceso e piegato a forma di rosa. Forse qualcuno che piacciono gli abiti vistosi. Ehi, Caspar. Oh, salve, professore. Stavo leggendo questa lettera speditami da mio padre. Lo conoscete? È un pezzo grosso dell'impero. Mi scrive solo per sapere come va l'addestramento o quanti mostri ho eliminati. Una roba così. Nel monastero si tengono dei tornei per mettere alla prova ciò che gli studenti hanno appreso nelle lezioni. Per sapere di parlare con l'organizzazione, sì. Marcellus. Il professor Gerizza mi ricorda qualcuno. O Ezio Auditore, ma col cosplay fatto solo dalla vita in su, oppure un milord medievale. Ma il nome non mi dice niente. Forse la somiglianza è solo una coincidenza. Sarà il padre, tipo. Ci scommetto le palle. Ma se io volessi provare a reclutare Ferdinand? Allora, prima facciamo la missione, poi proviamo a reclutare. Un oggetto. Una lettera di confessioni alla dea. Forse di qualcuno si sente colpa per i propri peccati. Baglio era Sam Riegel, non è improbabile che fosse Sam. Andiamo qui. Ingrid. Lady Rhea è fonte di grande ispirazione spirituale per le genti del Podland e non possiamo permettere che qualcuno le faccia del male. Setet. Armaiolo, negoziante. Oggetto. Cielo di sabbia nera. Sì, molto probabile fosse Marianne quella delle lettere. E si sente sempre in colpa per tutto. Setet. Well done. You have my thanks. Qui abbiamo fatto tutto. Qui dobbiamo fare ancora tutto quanto. Petra, Sylvain e Hilda. Qui non c'è un cazzo di nessuno. Però dobbiamo andare... Ah, però mi perde i punti. Vabbè, non ho fretta di quello. Manuela. Sì, devo parlare col piantone. Il piantone è qua, no? Qua da ste parti mi pare il piantone. Marianne. Manuela. Professore, stai bene, spero. Per quanto riguarda me, avevo un appuntamento con uno splendido esemplare di cavaliere, ma ora ad un tratto non desidera rivedermi più. Sarà colpa di quello che si dice in giro, che in città si aggira un assassino. Le dicerie devono averlo distratto, roba da non credersi. Pesca grossa! Lorenz, stiamo davvero dando credito alle parole di Claude? No, perché in tal caso dubito che ne trarremo qualcosa di buono. Tutta questa faccenda è probabilmente solo uno scherzo di cattivo gusto. Mi sembra altamente improbabile che qualcuno irrompa qui per causare un trambusto, vero Morgana? Ma quanto che sei carina. Offre un dono. Raffinato servizio da te. Molto gentile. Parla con Ferdinand. Un dono per te. Ora puoi invitare i tuoi compagni a bere il tè per rafforzare il vostro legame. Puoi invitare anche studenti non appartenenti al legame, ok. La monaca di Monza. Se prendessero di mira la Sarra sarebbe una tragedia.
Queste piante hanno un valore inestimabile. Qui si conserva l'essenza dei 995 anni di storia del Garrick Mac. Fiori bellissimi. Piante officinali che possono salvare la vita e uccidere. Sono quanto ho più di prezioso al mondo. Qui non ci sta un cazzo di niente. Fermi. Non si sfugge la mia vista. Sì, sì, adesso parliamo con tutti, raga, tranquilli. Benedetta? Ah, salve. Adesso è... va bene anche adesso, sì. Se volete, ecco, se volete parlare un po'. Non ti ho per caso vista nel refettorio ieri sera? Ehi, a volte mi viene fame, come a tutti, no? Cioè, mangiare tardi fa male? Non può essere. Come? Dite davvero? Forse di qualcuno si interessa di magia e di segnotica. Non è roba sua. Va bene, recluta. Dunque, ci sto provando, ma non ci conosciamo ancora abbastanza. Forse arco. Va bene, e allora aspetteremo. Agro vai, la biocchino ha colpito anche te, eh? Ehi, vuoi comprare una meridiana? Shamir, trascorri troppo tempo a girovagare per il monastero. Se cerchi qualcosa di specifico, prova a gironzolare un po' di meno. Pensavo all'obiettivo del nemico. Ma almeno sai chi è il nemico. Non puoi conoscerne gli scopi se non ne conosci l'identità. Comunque non è affare mio. Io sono qui solo per occuparmi dei nemici che si avvicinano troppo. Un dono. Posso e lo faccio, Giuseppe. Posso e lo faccio. Non ci sta nei cazzi nessuno. Accademia ufficiale, c'è un botto di gente. Felix e Gerizza. Tu. Quel cinghiale. La ribellione di Lord Lonato è stata soppressa. Ma il dissenso del Fergus non si spegnerà tanto presto. Quel principe cinghiale farebbe bene a darsi una mossa e rivendicare il trono invece di perdere tempo con le vecchie usanze. Ed aiuto? No. No, ciao. Oggetti, oggetti, oggetti. Dovrebbe essere qualcuno che ama combattere. Una mostrina che si riceve diplomandosi all'accademia. Un ufficiale di... forse di un diplomato. Sei in gamba. Perché non vuoi sfidarmi? Ma fottiti, coglione di merda. Salviamo. Un trucchetto per reclutare i personaggi. Se hai il sostegno almeno al grado B, c'è la possibilità all'inizio di ogni settimana che gli studenti ti chiedano spontaneamente di aggiungersi alla tua classe, anche se non hai ancora i parametri necessari. Top. Oggi c'è un torneo di spada per principianti. Questo mese cominciano i tornei. Quello attuale è incentrato sulla spada. Metti in campo compagni abili con la spada. Cioè io e basta. Non ho nessuno abile con la spada. Fanno tutti schifo. Fanno tutti schifo al cazzo però. Allora, bacheca. Torneo inizia... non cade. Ok. Rafael. Secondo me il nemico ha messo in giro questa baggianata dell'assassinio per intrufolarsi e saccheggiare la dispensa. Che ne dici, professore? Forse hai ragione. Oh, certo che ho ragione. Il mio istinto ferino mi dice che qualcuno vuole sgraffignare tutti i nostri migliori tagli di carne. Toc toc. Ah, Dorothea. È vero che siete stato coinvolto negli scontri? Sono così felice che ne siete uscito vivo. Non so cosa faremmo senza di voi. Sta col digger. Sta
questa cercatrice di dote. Un pensiero degno di Obelix, esatto. Edelgard, salve. Anche a te hanno dato il compito di difendere il monastero. Un cane, ciao cucciolone dormiglione. Questo trambusto per una trambusto per una lettera. Ma d'altra parte l'incolumità dell'arcivescovo è troppo importante per rischiare. Oggetto. Un sacchetto contenente foglie di tè di molto bello. Forse di qualcuno che ama il tè. Quindi come si chiama? Edelgard. No, mi si chiamava Ferdinand. Mio padre, Fernando. Lo chiameremo Fernando. Ok. Con Shamir ci abbiamo già parlato. Dorotea mi ricorda Rise. Per la fame? Può darsi. Quello cambia dalla guardia. Ah, intermediario online. Non ho l'online. Petra! Lottare per impedire omicidi è mia specialezza. No, specialità. Mostro a tutti ottimo lavoro. Non è roba sua. Un dono. Hilda Sylvain. Niente lezioni nei giorni di festa. Pensavo che avrei trascorso la giornata rilassandomi in compagnia di qualche bella ragazza. E invece sono qua con Hilda. Ehi, professore, so che si parla di un possibile omicidio, ma credete davvero che farebbero una cosa del genere nel giorno del rito della rinascita? In qualsiasi altro giorno le misure di sicurezza sarebbero ben più ridotte. Eppure c'è una ragione specifica per cui il piano dovrebbe essere eseguito proprio quel giorno. Salve, io ho l'incarico di gestire tutti i registri della Casa del Cervo Dorato. Lo sapevate? Oh, ma per adesso non ho informazioni rilevanti. Prego, procedete pure con l'indagine, per favore, mettetecela tutta. You simply must meet Thomas, Thomas. Thomas, se succedesse qualcosa alla divina Rea, manca Hubert. Dove cazzo sta Hubert? Ah, dietro di noi. Di cosa tratta il gioco? Un po' lunghino da spiegare. Diciamo che sei il professore di una scuola di soldati. Che succederebbe se l'arcivescova venisse assassinata? Hubert, devi calmare. Io non voglio nemmeno immaginare un'eventualità del genere. Un pensiero tremendo. Siete facilmente impressionabile, vero? Io camminerò molto lontano da te. Morgana, che c'è? Fai gli incubi? Ogni tanto a Morgana gli vengono gli incubi. Io lo accarezzo e smette. Ce l'ho. Allora, qui abbiamo parlato con tutti. Qui mancano Claude, Dudu, Marianne. Però voglio tornare al volo da Ferdinand. Eppure avevo controllato ovunque. Grazie mille. Non è che posso già fare sostegno. Non posso fare già sostegno con lui. Ok. Andiamo da Flayne, Alois, Ignazio e Ash. Il doppiatore inglese Hubert e Robbie Damon, il doppiatore di Akechi, lo so. Responsabile del coro. Ignazio. Il monastero è grandissimo. Come facciamo a selezionare degli obiettivi plausibili? Gli unici posti che mi vengono in mente sono la cripta, la biblioteca e... basta. Ash, non riesco a smettere di pensare alla NATO. Mi dispiace, professore, so che non è il momento giusto, ma proprio non riesco a togliermelo dalla testa. Inevitabile. Grazie, prometto di fare la mia parte, accada quel che accada.
Allora, avete già visitato la Torre della Dea? È un luogo sacro usato per le cerimonie. In generale agli allievi non è consentito l'accesso, ma ovviamente questa regola solletica la loro curiosità. Alcuni hanno perfino tentato di intrufolarcisi. Comunque, almeno per il mese in corso, comportamenti del genere sono da vietare assolutamente. Con l'approssimarsi del rito della rinascita della Dea, le misure di sicurezza sono state rafforzate. Hai visto qualcosa di blu? Buonanotte, Cormorano. Flayne. Dietro di noi a destra. Ah no, in realtà qua a sinistra, sinistra, sinistra. Professore, ultimamente mi sono comportato in modo un po' infantile con mio fratello. Malgrado la situazione, gli ho chiesto di procurarmi delle caramelle. Sono stata stupida, non era il momento giusto e adesso me ne pento. Ah, ma a proposito, questo posto è ad accesso riservato, professore. È aperto al pubblico solo nel giorno del rito della rinascita della Dea. Ok, ciao. Toccino pieno di battute sceme, forse di qualcuno che piacciono le barzellette. Nel giorno della cerimonia il monastero sarà aperto al pubblico, santo mausoleo incluso. Nel santo mausoleo c'è la tomba della divina Seiros. È lì che lei riposa, venerata da tutti. Sì, poi non c'è altro laggiù, solo quel feretro molto antico. Ma è sigillato con un potente incantesimo, per proteggerlo dai saccheggiatori. Ok. I guess. Il pian... Ah, qui. Capocuoca. Qui c'è mio babà. Papà. Che c'è? Corri in giro a destra e manca. Secondo te il vero obiettivo non è le dire, eh? Se anche fosse, i cavalieri hanno i loro ordini. Non possiamo trascurare il nostro dovere di proteggere le Dea. Il rito della rinascita della Dea è un evento molto importante per la chiesa di Seiros. Si dice sia il giorno in cui la Dea tornerà a camminare tra di noi. Secondo me non è una cosa molto probabile, ma meglio se questo rimane tra me e te. C'è qualcosa nel monastero che possa attirare dei malintenzionati? Beh, ci sono così tante cose che mi riesce difficile nominarne una sola. Anche qui nelle cucine ci sono oggetti di valore, bottiglie di vino centenari e cose così. Pare che quelle siano preziose, ma non molto bevibili. Secondo me, non varrebbe la pena rubarle. Avete sentito? Dicono che la morte in persona sia apparsa nel Garrekmak. Dicono che appaia ogni notte per rapire le persone. Chissà poi che fine fanno. Che sonno. Troppo sonno. In biblioteca ho trovato un libro così interessante che per continuare a leggerlo ho dimenticato di andare a dormire. Però ho scoperto una cosa interessante. I feretri dei quattro santi del santo mausoleo sono intarsiati i loro rispettivi segni. Devo trovare un modo per scendere laggiù e dare un'occhiata. Il piantone dov'era? Al mercato, giusto. Piantone. Salve, professore. Niente da riferire. Questo mese c'è il rito della rinascita della Dea. Quel giorno le porte del monastero saranno aperte a tutti. Io lavorerò come guida. Spero che mi capitino anche delle ragazze carine. Oh, piantone. Mi mancano Claude, Dudu, Lisitea, Marianne. In tutto questo dov'è? Ah, è qua, Leoni. Cyril, dormitorio primo piano. Per me il piantone è segretamente una merda. È un po' rimorchione. Quanto è stata per trovare Cyril? Qua mi sei di oggetto. No. La stanza di Dimitri, questa. Sylvain. E io? Professore, scusate. Volevo solo dirvi che Lady Rhea ci tiene molto a voi. Si aspetta grandi cose, credo. Vi prego, non deludetela.
Non lo farò. Non lo dite tanto per dire, spero. Ecco, infatti adesso Mogana. Vediamo se riesco a farvela vedere. No, si è svegliata. Stava avendo un incubo. Allora. Teniamoci per ultimi questi. Andiamo ai piani alti. Ciao Zoe. Ti faccio vedere io, fammi vedere tutto quello che vuoi, Catherine. Ti consiglio di starmi lontano. Sono nervosissima e potrei pure farti a fette. Provaci. Dai, scherzo. Stendisce oggetto, cosa potrebbe... Allora, reliquia di Tonitrus è sua. Non è roba mia, scusa, ma non so di chi sia. Forse mostrina di diploma? Oh sì, è roba mia. Grazie. È bello rientrarne in possesso. Cazzo sì, dammela. Pietra cote. Che meraviglia, l'accetto. Ora dammela. Tino con... Scusate. Signor Monaco, quegli idioti dell'abisso non fanno altro che causare problemi. Dovremmo proprio fare piazza pulita dei sotterranei del Garrekmak. O estremo. Eh no, prima dobbiamo fare il sostegno, poi possiamo provare a reclutarla. Lady Rhea? Sei venuto a cercarmi perché eri preoccupato per la mia incolumità? Il nemico potrebbe avere un altro obiettivo. Sono conscia di questa possibilità. Il giorno della cerimonia confido che focalizzerai al massimo la tua attenzione. Sì, ok, ciao. Si Toblerone in Fire Emblem? Sì. Si Toblerone in Fire Emblem. Che ci fai nella stanza di mio padre? Ah no, ok, questo qui è... Incredibile! Che storia terrificante! Comunque sia, ogni tentativo di assassinare Lady Rhea è destinato a fallire. Cioè, pensi che il vero scopo non sia l'omicidio? Interessante, interesting. Suppongo che gli inestimabili oggetti, grazie a Teorini per il sabato del settimo mese, bentornati tre membri del squadrone della morte, siano altrettanti per dei ladri. D'altra parte io sono l'unico capace di usarli. Erbe contro la nausea, forse di un adulto a cui piacciono le bevande alcoliche. Quindi a Manuela. Per reclutare Catherine devi essere almeno di livello 10, non mi manca molto. Un libro illustrato che mostra le basi di pesca. Sì! Quel ragazzo, l'assistente dell'arcivescova. Cyril, mi pare. Ho sentito dire che è originario di una terra straniera a Oriente, l'Almira. Lo so che è ancora un ragazzino, però chissà quali sono le sue vere intenzioni. Che andasse a servire Lady Rhea a casa sua. Proprio chiesa, proprio... La biblioteca conserva molti volumi introvabili altrove, però basta venire qui per leggerli. Dubito che qualcuno possa prendersi il disturbo di rubarli. A volte Setat si sbarazza di volumi che sono ritenuti inappropriati al monastero, ma nulla di più. In un certo senso, così facendo, quei volumi diventano più preziosi, giusto? Censura. Sì, proprio forza nuova, eh. Immagino, ah, ok. Grazie, Boak. Hey, you. Hello there.
Che ci fai in stanza di mio padre? Ah no, stanza comune. A quanto pare le donazioni al monastero non vengono conservate qui, quindi il nemico potrebbe non essere interessato ai soldi. Dobbiamo rivolgere l'attenzione altrove. Certo, alcune delle piante della serra avrebbero un gran valore se fossero vendute, ma non può essere quello l'obiettivo, vero? Eccolo qua, mappa della foresta. Oh, non posso crederci, grazie mille! Allora, qui abbiamo fatto tutti. Qui abbiamo fatto tutti. Tutti. Qui manca la gente. Vabbè, andiamo a fare il torneo. Campo Marzio. Sì, sì, amici sono amici delle guardie. Salviamo. Dai, su. Ci prendiamo Claude. Sì. That's the golden deer for you. Ah, è un survival proprio. It was a good try. Sorry, but victory is... Sorry, but victory... Dai, ce la facciamo, su. Oh no, mi sa che ci moriamo. Arriviamo secondi. Finisce lui. Oh... I'm glad I asked you. Ok. Però non posso iscrivermi io. Possiamo iscrivere Ignaz. Potrebbe essere più bravo. Ma no, è livello 3, è una sega. Ok. Ora andiamo qui. Accademia ufficiali. Mi potevo curare? Ah, non lo sapevo. Vabbè, abbiamo... Raga, abbiamo ricaricato giusto prima, eh. Abbiamo salvato giusto poco prima, non è un problema. Ciao Romy, tutto bene, grazie. Ti puoi curare due volte in tutto il torneo, tra un turno e l'altro. Ah, top. Cosa ci fanno 4 hobbit a Brea? Va bene, va bene. È il mio lavoro fare domande. Benvenuti. Personaggio preferito di Three Houses? Non ne ho uno per adesso. Mi piace Catherine, mi piace molto Claude. Ferdinand mi ispira bene. Posso capire, Noah. Ci vuole per caricare un combattimento? Sul serio? It was a good try. Ah, è vero, recupera 20 PS. Never underestimate an outsider. It was a good try. Sorry, but victory is... Ci curiamo.
That's the golden deer for you. Ba-ba-dum. I'm glad I asked you. Perfetto. Cadere ufficiali. Feared deer. Ciao Emperor. Allora, gente, con te ho già parlato. Dove sono? Allora, Claude è qui. Dudu è qui. Lisita è qui. Sono tutti qua. Quindi. Aspetta un attimo, mi sto perdendo. Ah, dentro le varie classi. Quindi qua ci sarà Edelgard e Dorotea, ci ho già parlato. Nelle altre classi ci saranno gli altri, infatti. Dudu, i monaci hanno rifiutato la mia offerta di aiuto. Hanno detto che non possono fidarsi dei Duscuriani, soprattutto ora. Date le circostanze, non posso biasimarli. Canaglie insubordinate! Mi dovete un nuovo paio di pantofole! E io non strillo come una donnetta. Non mi ricordo se era uno strillo come una femminuccia o una donnicciola. Un messaggio dal generale. Che c'è? Mai visto un panda armato? Chi sei tu? Io chi sono? Io chi sono? La domanda giusta è chi sei tu? Siamo in guerra, bello. Non c'è tempo per queste cose burocratiche. Dovrei farti sberrettare. Levartelo dalla testa, ma ora vai. Prima che ti faccia rapporto. Da una donnetta? Ok, mi fido. Sembra che altre forze fossero in contrasto con la Chiesa, oltre al Lord Lonato. Io non pensavo esistessero cose del genere. Conosciamo poco del mondo. Sì, forse è così. Restituisci oggetto. Lettera di confessioni. Sì, è roba mia, grazie. Non so di chi sia la colpa di tutto questo guaio, ma onestamente è un bel problema. Tutti siamo obbligati a fare il servizio di guardia, io e lo studio e l'addestramento sono stati drasticamente ridotti. Sono d'accordo, non ci voleva. Infatti, ma facciamo il possibile per trovare ed eliminare questa minaccia. Vabbè. Finito? Claude, Shamir, dovrei aver fatto tutti quanti. Per comprendere le vere intenzioni del nemico ci servono informazioni, e tante. Vabbè, almeno qualcuna. Per adesso prova a fare un giro del monastero per individuare luoghi sospetti. Dovresti anche parlare un po' con la gente, magari qualcuno sa qualcosa. Appena abbiamo dei possibili indizi, incontriamoci e confrontiamo i risultati. Accetta. Chi mi manca? Qualcuno qui. Puoi ancora pescare, lo so. Sacerdote, sapete cos'è questa stanza? È la cripta del tesoro ecclesiastico. Ho detto tesoro, ma non si tratta di oro, argento o gioielli. Per lo più ci sono armi, artefatti e robe del genere. Comunque niente che possa creare grossi problemi in caso di furto. La chiesa non è così sprovveduta da custodire roba di valore in un posto così accessibile. Ok, torniamo in camera mia. No, nessuno che vuole fare il sostegno. Tino, io ce l'ho con Catherine, sicuramente. Lo solo con Catherine. Il legame con Catherine si è rafforzato. Se vuoi saperne di più, prova a chiacchierarci. Ah, dobbiamo parlarci di nuovo. Ok. Campo Marzio, non mi ricordo dov'era lei. Qui, primo piano. Ti consiglio di starmi lontano. Ed è per te. Ah, qui. Tipo, andiamo nella sala di ricevimenti e poi andiamo lì a sinistra. Chiaro?
Di qua, giusto? Sì. Ciao, Petra. Mi aprite ste porte? Stupidi tempi di caricamento. Aprite i cancelli! La gente pensa che tutti i cavalieri di Seiros siano uguali, ma non è così. All'interno dell'ordine ci sono molti ranghi distinti. Per esempio ci sono gli scudieri, che si addestrano per diventare cavalieri, e poi i cavalieri in carica, come me. Oh, e poi ci sono i cavalieri sacri, come Catherine. Sono quelli che possono usare le reliquie degli eroi. La grande dea è nei cieli. Lei vive su di una stella grande e luminosa. Una stella che però in primavera non si vede. Perciò in questa stagione la dea non può proteggere il Fodland. Ecco perché si festeggia il giorno in cui la sua stella torna nel cielo. È il giorno del rito della rinascita, capito? Ho studiato io, eh? Ne so tutte queste cose. Professore. Certo. Chissà perché. Scusa? Qual è la ragione per cui Rea ti riserva un trattamento speciale? Non sei particolarmente forte o attraente. Aia! Catherine! Anzi, sei proprio una persona ordinaria. Aia! Ciò mi ferisce. Non dubito che fossi un abile mercenario. Anche Shamir ha una storia simile alla tua. Ma lei non riceve le stesse attenzioni che invece Lady Rea mostra per te. Se ti avesse portato qui come cavaliere avrei potuto capire, ma darti un posto da insegnante è una cosa inaudita. Ah sì? Sono confusa. Non riesco a capire come mai abbia così tanta stima di te. Forse perché sei imparentato con Geralt. Lui è stato il capitano dei cavalieri di Seiros, nonché forse il miglior mercenario di tutto il Fodlan. Quando arrivai io, lui se n'era già andato, perciò non lo conosco bene. Ma è forte, vero? Oh no. Non so di cosa parli. Oh, e dai. Non c'è anima viva nel Fodlan che non abbia sentito le storie dello spezzalame. Forse è così, Geralt ha fatto leva sulla sua influenza per aiutarti. Però Lady Rea non ti userebbe un trattamento di favore solo per quello. No, proprio no. Ci deve essere qualcos'altro in te. Bene, è deciso, ti terrò d'occhio. Devo capire cos'è che Lady Rea vede in te. Qualunque cosa sia, forse posso imitarti e rientrare così nelle sue grazie. E se dovessi scoprire che le tue intenzioni sono maligne, ti eliminerò. Con piacere. Tino non è molto contento. Ok. Andiamo a pescare? O andiamo a farci... Proviamo a vedere il pezzo di merda. Non lo ha, ma... al campo marzio Gerizza cosa insegna? Più mi insulti, più mi rendi forte. Cosa insegni tu? Insegni spada. Boh, non ne vale la pena. Andiamo a pescare, mi diverto di più. E se potessi cucinare con cosa? Dov'è già? Qua. Sai che questa ti vuole camminare sopra, ma non nel senso che vuoi te, Gian. Vedremo. Posso cucinare con Catherine? Sì, ma non la fa impazzire. Allora, se andiamo a pescare. Mi diverte pescare. Questo era il mercato. Stavo pescando come in Link's Awakening. Mi ero dimenticato come funzionava. Corbite reale. Perfetto.
Perfetto. Ho pescato una bestia. Il trucco del sostegno non funziona con i PG non studenti. Per loro basta solo che il main PG salga di livello e nella trama. Ok. Professore, vorrei ripassare. Scusa, sto pescando. Il miglior pescatore del santuario. Sanpei era il nostro maestro, sì. Vuoi ripassare? Toh, parla col pesce. Tanto c'è poca differenza. Sì, in effetti non siamo proprio... di tante parole noi. No, oh, bene, abbiamo fatto solo bene. Sì, Chris, si chiama Tino lo spadaccino. Perfetto, possiamo andare a parlare con Claude. Beh, se ho una canna magica, Phasm, direi che è accettabile lo scambio. Chi è? Salve. Sapete della guerra dell'aquila e del leone? Fu lo scontro? Sì, ho letto il libro. Allora posso accettarlo, perfetto. Ah no, ho sbagliato strada. Perfetto, missione compiuta. Qualcosa che per la chiesa abbia un valore unico. Forse un luogo aperto al pubblico in cui sia più facile infiltrarsi nel giorno del rituale. Deve essere così, no? Il santo mausoleo è aperto a tutti. Centro. Non conosciamo le intenzioni del nemico, non ancora almeno. Ma scommetterei che il loro obiettivo è il santo mausoleo. Chi invitiamo per un tè? Vedere i sostegni. Cosa vuol dire beacon, le doppie frecce a destra? Direi che invitiamo Bernadetta per un tè. Sì? È un B e un B plus. Ah, chiaro. Invitiamo Bernadetta per un tè, se riusciamo. E per prendere il tè bisogna andare qui, credo. Dove c'è la cosa degli amiibo. Devo ricordarmi di dire a Luca, Luca, prestami tutti i tuoi amiibo. Qui. Salve. Ti va un tè? Sì! Invito i tuoi compagni a bere il tè per rafforzare il vostro legame. Inoltre, se l'ospite ti trova interessante, il tuo carisma e il suo aumenteranno. Durante la conversazione prova a selezionare argomenti che pensi possano interessare al tuo interlocutore. Se la chiacchiera si riavviva, potrebbe essere il tuo ospite a introdurre un argomento. Se intratteni i tuoi ospiti in modo piacevole, resteranno a conversare con te finché non sarai tu a congedarli. Tè alla mela. Che c'è? Ho fatto qualcosa di male. Offri del tè. Parla. La sauna è così rilassante. Non è molto interessante. Parla. Chi ti pare più capace? Non è molto interessante. Oh no. Shit.
Non so di che cazzo parlare con Bernadetta. È stato bellissimo. Beh, salito. È che abbiamo salvato troppo tardi. No. Abbiamo salvato troppo tardi. Cioè, nel senso, l'ultima volta che abbiamo salvato è stato prima del torneo. Sti cazzi. Non sto facendo una perfect run. Chissà se posso invitare Catherine a bere un tè invece. Io voglio invitare Catherine. Anche se la recluto comunque di strada. Voglio farlo comunque per i cazzi miei. Ti va un tè? Sì. Ti faccio vedere io, non è una gara. Tè dei santi. Ah, non mi hai invitato per un duello? Offro del tè. Parla. Me la scampai per un pelo. Parla. Ti vedo in ottima forma. In ottima forma. Prendersi cura delle armi. Sei così facile, Catherine. Con te è molto più facile. Ti osservo sempre. Immagino che sia il tuo modo di ricambiare il favore. Chiacchiera. Oh no, non è ti... Che bella chiacchierata. Grazie per il tè. Invitami pure un'altra volta se ti va. Ciao. Abbiamo fatto tutto. Quindi possiamo chiudere. Tino non ha nuovi cosi. Ok. Direi che possiamo chiudere l'esplorazione. Lezione. Allora, istruzione. Chi è di buon umore? Allora, direi assolutamente Leoni. E le facciamo crescere. Lancia. Il cavallo. Cavallo, direi. Bene, già meglio. Hilda. Ok, Claude, anzi, Marianne, facciamo salire un pochino la ragione. E poi Lisitea, direi. E le diamo ragione. Ok, non ho più da insegnare. Incarichi di gruppo. Attenzione delle stalle. Marianne AD, Claude AD, Lorenz AD. Direi di rimetterci di nuovo Marianne e Claude. Perché Leonie, passino, Claude. Obiettivi. Inizia lezioni. Hey, professore, ho una domanda. Odio mettere in ordine la mia stanza, è così noioso. E poi a dire il vero sono un po' pigra. Però la confusione non mi piace. Chi pensate che potrei chiedere di fare le pulizie per me? Fai le pulizie da solo, un po' per volta. Puttana. Cosa? È uno scherzo, è vero? Con un fisico come il mio non mi conviene combattere corpo a corpo. Perciò, con il vostro permesso, vorrei studiare arco e speriamo di non perdere gli occhiali. Sì, vai. Fai solo arco, tanto non penso che ti farei combattere con la spada.
L'evento di oggi è Santa Setlan. Verranno cantati gli inni nella cattedrale. Vuoi partecipare? Sì. È proprio bello cantare in compagnia. Io di solito lo faccio da sola. Non so cantare ad alta voce. Compleanno di Flayne. Organizza un tè. Tè dei santi. Non so di che cazzo parlare con te. Gli orari delle ronde. Non è interessante, ma non è un cazzo interessante per sta qua. Chi inviteresti a pra... No. Il nostro primo incontro. Ho un nuovo stratagemma. Non gliene frega un cazzo del mio stratagemma. Ciao. Che bel compleanno. Che compleanno di merda. Insieme ce la faremo. Andrà tutto bene. Ce la siamo cavata. Non ha tutto senso. Lo so. Allora, seminario, battaglia, riposa, mercato, esame no. Andiamo in battaglia, direi. Sconfiggi i banditi del territorio dell'impero. Direi di combattere, che ne dite, ragazzi?